Ciao a tutti, io sono Steve Energy e benvenuti in un nuovo episodio di Havulinna. Benvenuti, ben ritrovati. In questo episodio andremo a vedere come espanderci oltre, diciamo, la collina qui attorno alla collina dove abbiamo messo il nostro polo scolastico. Quindi abbiamo messo il college, abbiamo messo l'università. Come vedete l'università è già piena per 1000, il college è già pieno a stecca, quindi non ci possiamo fare più nulla. Io spero che sia, che magari sia il caso di mettere un altro, boh, chi lo sa, vediamo. Adesso l'unica cosa che volevo fare era andare un attimo a guardare questa collina. Andremo a tirare queste tre strade, andiamo prima ad appiattire il terreno qua, andremo a fare una piccola parte edificata qua sopra, qui andremo a fare una strada dall'altra parte lo stesso e poi ci faremo girare un autobus, così vediamo bene, vediamo di metterci al lavoro. Andiamo quindi a prendere i nostri strumenti del terreno, andiamo a spianare la sommità della nostra collina e poi andiamo con appunto lo strumento che ci porta dolcemente verso il basso a portare quella che sarà la nostra discesa. Quindi qui tentiamo sempre di andare dolcemente a fare dei confini che ci possano eventualmente portare ad avere delle strade con il muraglione, da non far vedere troppo il terreno. Quindi vediamo qua sopra, andiamo innanzitutto a farci un layout da questa parte, andiamo sempre a far vedere le curve di livello, così riusciamo a capire quando siamo nel piano, e andiamo a cercare il centro della nostra piazzola e cerchiamo di farla di 5 da una parte e 5 dall'altra. Ora vediamo se la strada è venuta male, quindi la rifacciamo, la cancelliamo, andiamo a rispianarla tentando di fare una strada il più possibile dritta, così andiamo a fare la nostra 5x5. Adesso vediamo di collegare, dopo aver fatto questa piazzola che andremo a proseguire da questa parte, facciamo un'area simile che andremo eventualmente a riempire con qualcosa di abbastanza attraente. Allora, qui abbiamo fatto per adesso una prima parte dell'area. No, qui è veramente brutto, quindi la rifacciamo. È sempre un continuo andare a prendere, come vedete, la parte finale e andare a portarci poi a fare la nostra strada dritta, perché viene veramente male altrimenti. Qui andremo a mettere i servizi, perché se noi andiamo a vedere con la nostra InfoView, andiamo a vedere per esempio l'assistenza sanitaria, vedete tutta questa parte e anche un pochino questa parte qua è arancione, rosso, quindi anche per esempio l'antincendio, ecco, l'antincendio qui ne manca veramente veramente tanto, la polizia, insomma mettiamo un po' di cose, mettiamo anche la parte di crematorio. Andiamo prima a mettere la clinica, poi andiamo a selezionare il crematorio, andiamo a vedere, lo abbiamo piazzato a mano, no, alla rovescio, bisogna girarlo dalla parte della strada così si allinea all'altezza della strada, eccolo qua, bene, molto meglio. Andiamo a spianare leggermente, poi da questa parte andiamo a mettere la polizia,
la stazione di polizia, andiamo a riattivare lo snap, così lo mettiamo esattamente da questa parte, si va a scavare, ottimo, qui ci mettiamo anche l'antincendio. In questa parte superiore andiamo a fare un muro di contenimento fatto con una strada con un viottolo molto stretto, quindi vediamo come vengono i muri. Il primo è venuto bene, andiamo a prendere anche il secondo, qui c'è un piccolo pezzettino da rifare. Benissimo, quindi dopo aver preparato anche questo piccolo spezzone andiamo ad unirlo con una strada a curva fino a un certo punto e poi andiamo ad unirlo con la strada pedonale. Bene, qui andiamo un po' a lavorare il terreno e così questa parte l'abbiamo grigliata. Andiamo sempre a togliere i piccoli punti del terreno che non sono pianeggianti per quanto possibile. Ecco, abbiamo fatto, come avete visto, un po' di casette, diciamo, un po' di piccoli spazi dove andare a mettere le nostre case. Qui andiamo a togliere subito, prima che ci dimentichiamo, i vari semafori. Ok, perfetto. E qui abbiamo messo anche un'unione dove non ci sono semafori, anche qua lo togliamo perché questa è pedonale. Ora, prima di andare a zonare qualcosa, andiamo a finire un po' di layout. Prendiamo la strada intermedia, la portiamo avanti, di modo poi da unirla con quello che arriverà dall'alto. Adesso prendiamo la strada più in basso, che è quella della ferrovia, della stazione. Tutte le strade le facciamo unire a questa qui, che arriva dalla parte superiore. Qui andiamo a livellare il terreno verso il basso, quindi piano piano, e andiamo qui lo stesso a farci, prendendo però l'altezza in fondo, non in cima. No, questo è venuto male, lo andiamo a ritoccare così, eccolo. Adesso andiamo a prendere la strada a quattro corsie e piano piano ci portiamo in avanti, dritta, no, forse è meglio curva, qui giriamo fino ad andare ad incontrare la strada che andiamo quindi a proseguire. Abbiamo fatto due incroci non vicini, di modo da non avere problemi eventualmente con il traffico. Qui litighiamo un po' per unire, ok, ya ce la possiamo fare, bene, quindi abbiamo fatto il nostro layout dalla parte della stazione ferroviaria. Adesso andiamo a farlo da questa parte. Andremo a fare sempre una strada parallela che va ad unirsi, che va lungo questa parte del terreno. Ora, avremmo potuto farla così, però vedete, l'ho voluta fare per esempio, se non è piana, vedete, diventa un po' tutta collinosa. Quindi, no, andiamo a cancellarla, andiamo a spianarla. E poi andiamo a fare la strada con un po' di muro di contenimento. Anzi, ci andiamo a fermare perché in questo punto andiamo a fare, prima di avere una strada col muraglione che poi dobbiamo rifare, andiamo a cercare di unirla con la parte superiore, con un percorso pedonale però. Però come vedete è troppo pendente, vedete che sono rosse le lineette di fianco. Ecco, quindi andiamo a rifare di nuovo, andiamo ad allungare. Quindi andiamo a prendere un punto più lontano, lo facciamo finire sempre lì nel basso. Proviamo anche dalla parte centrale, non lo so, vedremo. Ed ecco, e vedete, questo è l'effetto che volevo ottenere. Le linee sono blu, quindi il percorso pedonale si può fare.
l'abbiamo fatto a questo punto, o lo facciamo secondo l'autostrada, quindi così, e poi lo giriamo un po', però come vedete vengono queste strisce pedonali molto molto curve, che volendo si può andare a togliere, però poi come fanno ad attraversare per prendere il percorso pedonale, quindi no, lo facciamo tradizionale così, ecco, così l'attraversamento pedonale è abbastanza diritto. Adesso ripartiamo dal basso e andiamo a cercare il percorso migliore per andare a collegarci anche dalla parte destra. Qui l'avremmo messo al centro, però come vedete non c'è, quindi lo colleghiamo direttamente qua di fianco e chi si è visto si è visto. Andiamo adesso a cercare di collegarlo al centro. Siccome la pendenza è troppo superiore, andiamo a fare una discesa non proprio al centro, ecco così, laterale. Bene, adesso di qua lo possiamo anche collegare. Bene, ok, così almeno abbiamo fatto un percorso non proprio lineare, non va proprio a essere una scala. Andiamo un po' a lavorare il terreno e poi successivamente ci andremo a far venire in mente cosa eventualmente mettere da questa parte. Qui andiamo sempre a collegare con questa parte dell'università e proviamo a fare la prima versione di strada, quindi una strada col muraglione dietro. Con gli strumenti andiamo a provare a livellare un po' il terreno, andiamo a vedere se ci piace. È un po' tanto vicino, se riuscissimo a tenerla leggermente più distante forse viene meno, con un po' meno muraglione, quindi con un po' meno gobbe. Vediamo un po', direi che potremmo provare a rifarla, quindi andiamo a toglierla e andiamo a provare a rifarla leggermente più in avanti, non tantissimo ma esattamente così, e qui la uniamo qua. No, però qui c'è rimasto lo scalino, vedete, se gli lascio lo scalino sì che si collega, ma vedete, sembra come se uno si debba buttare dallo scalino, quindi no, non va bene. Andiamo a fargli proprio un percorso pedonale al centro, così lui deve per forza adattarsi e fare l'attraversamento pedonale. Eccolo qua, avete visto? Perfetto, così abbiamo deciso noi dove viene l'attraversamento pedonale. Abbiamo diminuito il muraglione, così insomma, volendo si potrebbe mettere qualche albero, però non ci sono più quei grossi pezzi di vegetazione, cespugli eccetera che c'erano nell'uno, e per cui niente. Qui andiamo a fare l'immissione, quindi prendiamo il punto inferiore e poi andiamo ad unire, andiamo a fare sempre l'immissione in curva, sempre non vicinissima, così almeno non andiamo ad influire tantissimo sul traffico. Qui andiamo a fare un pianoro e andiamo a costruire una scuola elementare con un po' di servizi e un po' di cose collegate. Non ci sta perché c'è la strada curva, quindi andiamo a farla a mano senza snap, lo spostiamo un attimo per farlo risultare al centro dell'attraversamento pedonale e siamo felici e contenti. Allarghiamo un po' lo slargo perché qui dietro ci dobbiamo mettere prima di tutto le prime estensioni, quindi la biblioteca, poi ci mettiamo due giardini, uno a destra e uno a sinistra. Bene, adesso da questa parte andiamo ad allargare leggermente tentando di unirlo con la strada, che poi prima o poi l'andiamo a rifare perché non mi entusiasma. Andiamo a lavorare un po' il terreno. Quindi andiamo sempre a fare un pezzo di muraglione. Allora, qui ci potremmo mettere un parco o un parco barbecue, però ce n'è uno. Ecco, questo qui è proprio quello più bello perché ha le sue seggioline al centro.
qui ci mettiamo degli altri servizi, proviamo a farlo qui al centro, ma no, perché vediamo già che la strada va in discesa. Ok, qui è abbastanza piano, facciamo un'unione, perfetto, così. Adesso qui andiamo a fare il tennis. Tennis ci starebbe anche qua, però nella scuola elementare il tennis cosa? Lo mettiamo un po' più di lato. Qui ci mettiamo due campi da basket e due giardini, due parchi giochi piccoli. Così abbiamo varietà. E ci mettiamo due alberi, così viene verrà un piccolo parco. Ecco, gli alberi che crescono non mi entusiasmano come scelta. All'inizio sì, ma all'inizio pensavo così a caldo che potesse essere una buona idea. Non lo so, secondo me no. Allora, qui dopo aver pianeggiato, ad aver messo in piano un po', andiamo a vedere se unendo qui viene accettabile oppure no, assolutamente. Quindi andiamo a fare, prendiamo il punto minimo e poi andiamo ad unirlo, cioè il punto minimo, ok, da lì. Perfetto. E qui uguale, andiamo quindi a farlo come abbiamo fatto di là. Poi piano piano andremo a pulire questa parte di terreno e qui uguale la stessa cosa. Benissimo. Adesso in questa montagna, che sembra più un pezzo di formaggio oramai, andiamo a fare una discesa. Quindi ci andiamo a portare un po' di queste strade col muraglione. Le farò anche fuori stream, fuori registrazione, perché altrimenti ci stiamo 30 anni. Oramai la tecnica l'avete vista, l'avete capita, si fa lo scalino, si passa con una leggera altezza anche in discesa, sempre a 1,25, e come vedete viene la strada in discesa. Bene. Adesso questa parte di sopra possiamo andare a zonarla un pochino. Cosa ci mettiamo? Allora, qui andiamo a metterci gli edifici americani, così vediamo se riusciamo a sbloccare gli edifici unici americani, così abbiamo più varietà di edifici unici e abbiamo anche una città con dall'aspetto un po' più variegato. Qui al centro, intanto che aspettiamo che crescano, allora ci potremmo mettere qua davanti un parco, però mamma mia. Allora, qui viene veramente brutto, perché come vedete il parco è fatto in modo da rimanere pianeggiante al centro e non è terrain conforming completamente, è solo conforming solamente le parti laterali. Anche se lo giriamo, come vedete rimane piatto e quindi rimane questa parte qua. O tentiamo di fare una collina dopo, guardiamo un attimino come viene, facciamo una prova, allunghiamo, facciamo una collina, in questo modo si potrebbe, quindi il parco sarebbe a differenti altezze, però guardiamo come viene l'immissione, perché non è così facile, anche a farla non diritta, no. Andiamo a provare a farlo, non mi piace con questa gobba, sembra che sia gonfio. Allora andiamo a rifarci la nostra zona esattamente e proviamo a mettere lo stesso parco che abbiamo messo prima, perché è molto bello, c'è un doppione, però va bene, poco male. Qui andiamo a rifare bene, andiamo ad accorciarlo dove sappiamo che il terreno è particolarmente dritto, qui no, andiamo a farlo tutto di botto perché altrimenti le altezze non vengono allineate. Bene,
mi piace. Bello questo, questa varietà americana europea. Qui ci possiamo mettere un edificio commerciale. Qui andiamo a mettere, a proposito di edifici commerciali, andiamo a mettere dei grattacieli. Lo dividiamo questo, un po' uffici ad alta densità e un po' commerciale ad alta densità. Si vanno ovviamente le zone a dividere in autonomia e al centro ci mettiamo dei percorsi pedonali. Qui proviamo a fare un percorso pedonale, vediamo come risulta, però a me questa parte qua che fa scalino senza avere lo scalino non mi... Vedete, anche se andiamo a provare a spianare e se andiamo a cancellarla, ecco, vedete, ci rimane appunto questa parte qua, quindi niente. O proviamo a farla anche magari con l'attraversamento pedonale, di qua viene, di là no. Basta, ma scocciato, non ci mettiamo nulla, non mettiamo nulla né qua e né là, andiamo avanti, fine, così siamo a posto. Allora, qui e abbiamo sbloccato l'edificio unico americano, visto? Qui andiamo sempre a mettere media densità, condomini a media densità. Qui davanti ci possiamo mettere l'edificio appena sbloccato. Ci sta, guardiamo un po', perché secondo me... Allora, in alto ci sta, sì. Qui in alto ci sta. Allora, la strada la vedo leggermente storta, vedete? Quindi andiamo a toglierla. Andiamo a mettere l'edificio unico, così. Lo mettiamo in questo modo. E adesso andiamo a spianare bene. Andiamo a prendere l'altezza. Andiamo a spianare bene qua e andiamo ad unirlo. Ok, bene, bene. Qui lo uniamo con un viottolo, così sembra il parcheggio posteriore, qualcosa del genere. Ecco, ci fossero dei parcheggi lunghi, ce ne fossero di più dimensioni, si potrebbero mettere. Andiamo a fare un piccolo parco come se fosse la continuazione dell'altro, purtroppo non si possono unire e quindi ciccia, non si può fare niente. Qui andiamo ad unirlo, vedete, si potrebbe provare ma non ci sono i nodi, nei parchi dell'uno c'erano i nodi, qui no, assolutamente non ci sono. Andiamo a mettere un po' di cespugli, un po' di alberi vari, un po' di alberi andiamo a decorare. Bene, e questo è quanto. Andiamo a provare a togliere un po' di terreno. E qui sarebbe la necessità di avere un po' di erba, ma non c'è. Bene, direi allora, questa parte davanti è sempre uguale, quindi come detto la faccio anche fuori stream, altrimenti viene una cosa ripetitiva. Andiamo invece a fare qua davanti la parte della stazione. Guardate quante persone ci sono che scendono. Allora andiamo a cercare di dare un po' di servizi a questi poveri pedoni. Quindi andiamo a mettere innanzitutto le fermate, ci mettiamo anche una fermata taxi, poi qui lo facciamo passare non qua dentro perché non abbiamo collegamento, non potremo farlo scendere, quindi lo facciamo passare di sotto e mettiamo una fermata qua sotto, la mettiamo lato ovviamente monte, poi ne mettiamo un altro paio di qua perché adesso andremo a zonare anche qui in mezzo. Ora andiamo a prendere la linea verde che come vedete va a finire dalla parte industriale. C'è un po' di... ogni tanto se ne riempie qualcheduna, c'è un po' di traffico ogni tanto, ma vabbè, non c'è, ce lo teniamo così. Allora andiamo a trascinare innanzitutto qua, facciamo la prima fermata qui, bene, la seconda di là.
qui lo facciamo passare da questa parte perché ci metteremo la fermata stadio, la mettiamo qui vicino alla strada così la gente attraversa, ottimo, ne mettiamo un'altra di fronte così andiamo a cercare di prendere sempre più persone a salire. Adesso ci manca di collegare la fermata stazione e la fermata servizi. Bene, così intanto il collegamento con i servizi l'abbiamo messo, mettiamo due autobus in più. Adesso qui al centro andiamo a zonare, con la e abbiamo sbloccato un altro edificio con la zona mista sempre americana. Avete visto, così andiamo a sbloccare un edificio, edifici diversi di forma diversa, facciamo un po' vario. La zona commerciale ne abbiamo domanda abbastanza e quindi la usiamo alla grande. Qui allora voglio provare a fare qualcosa che magari non piacerà, però voglio fare un incrocio sotterraneo. Ecco, magari chi non è di Genova non lo sa, ma ce ne sono parecchi incroci in galleria, uscite dell'autostrada in galleria, e soprattutto anche in centro Genova c'è una via abbastanza famosa, se l'avete fatta con la macchina, che passa in galleria e sbuca esattamente al centro della città. Quindi facciamo una cosa del genere con un doppio senso. Andiamo a vedere qua, andiamo sotto fino a meno 15 anche qua, però aia, qui non ce la facciamo, non mi chiedete perché. Però partendo di qua ce la facciamo, non lo so, vabbè, facciamo alla rovescio. Quindi possiamo salire a 12 e mezzo, bene, lo uniamo da questa parte. Andiamo a rifarlo sempre con la doppia curva, 1, 2 e quindi facciamo la doppia curva. Andiamo a cambiare i sensi di marcia, qui lo lasciamo doppio. Così proviamo anche a fare un'uscita dall'altra parte. Allora qui la facciamo, prima ne facciamo una, andiamo a vedere, ecco, fin qua direi che ci siamo, questa è la prima uscita, poi ne prendiamo un'altra e scendiamo giù almeno 15 e ci andiamo ad unire. Allora non nella parte da 1 perché altrimenti andremo a fare, ma nella parte a 2, eccola qua. Quindi questa parte qui adesso andiamo a fare un'immissione come se uno volesse scappare. Ok, andiamo a fare adesso la corsia di accelerazione, la corsia di decelerazione. Qui stranamente viene veramente brutta, se lo facciamo così viene come se fosse staccata perché c'è il nodo un po' distante, quindi proviamo a rifarlo così, partendo da qui e poi unendolo, eccolo qua, insomma dai, abbastanza. E quindi questo, andiamo a togliere adesso i semafori, mettiamo gli stop e abbiamo fatto un'uscita sotterranea, poi magari ce ne metteremo un'altra dall'altro verso così riescono ad arrivare le persone anche di là. Bene, bene, direi che i versi sono giusti, qui ci dovrebbe essere un senso, un doppio senso, ottimo. Possiamo anche tenerlo singolo, poi eventualmente dopo lo metteremo doppio. Bene, e anche l'incrocio lo abbiamo fatto, quindi la parte che abbiamo zonato, come vedete, è venuta su. Qui abbiamo iniziato, qui abbiamo fatto la parte residenziale solamente qua davanti con l'edificio unico. Tentiamo di mettere un parcheggio piccolino non ci sta, allora ne mettiamo uno leggermente più grande, lo mettiamo prima da un senso, poi ci facciamo una strada, non così perché non è parallela, quindi sennò mi triggera la cosa, e adesso giriamo
Ok, e lo facciamo di qua e così abbiamo messo anche un parcheggio. E direi che col parcheggio siamo a posto. Così abbiamo messo anche un parcheggio. Abbiamo fatto, come avete visto qua, l'immissione, quindi possono scendere. Scendono, salgono, così gli abbiamo dato una viabilità pedonale. Abbiamo fatto dei mega grattacieli. Qui per adesso non c'è l'autobus, però il prossimo metteremo l'autobus oppure magari ci metteremo una linea piano piano andando a colonizzare di qua, sempre che la mappa regga, sempre che la mia voglia regga. Perché la mappa invernale mi sta abbastanza stressando. Bene, questo è quanto. E grazie per essere arrivati alla fine di questo episodio, che non so quanto riuscirò a tagliarlo. Vedremo quanto lungo verrà. Grazie mille per essere arrivati fino alla fine. Se vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un pollice in su. Lasciate un commento, un suggerimento, una rinomina, se volete rinominare un edificio, una linea, un edificio unico, quello che volete. E vi ricordo che se volete contribuire con una piccola donazione, un piccolo contributo, e far parte della community andando a supportare la community e il fatto che esista e che va sempre più crescendo, andate a pigiare sul pulsantino abbonati come hanno fatto le persone che passano in sovraimpressione, che ringrazio tantissimo. Grazie mille per essere i miei sostenitori, i miei abbonati. Ovviamente vedete gli episodi prima degli altri e li potete commentare, e quando c'è qualcosa da chiedere, capita che se lo chiedo direttamente agli abbonati che so essere più attivi, ecco. Bene, grazie mille e fino alla prossima, vi auguro una fantastica giornata. Ciao a tutti.